Sindaco, oggi è una giornata doppiamente importante. Si presenta come sindaco e innanzitutto primo eletto. Sì, grazie, ringrazio a tutti, ma oggi è una giornata straordinaria perché con l'approvazione del rendiconto portiamo a casa un risultato storico per la città metropolitana. Con il rendiconto liberiamo risorse importanti che sono in linea con il piano strategico. Da domani siamo tutti pronti al lavoro per dare quelle risposte che attendono i territori. Ringrazio tutti i consiglieri metropolitani, il sindaco De Magistris per l'opportunità che mi ha dato in quanto consigliere delegato al piano strategico. Però qualcosa sul suo comune ce lo deve dire, è stato un successo importante. È stato un bellissimo successo che mi inorgoglisce ma allo stesso tempo mi carica di responsabilità. Lo farò come l'ho fatto in questi 5 anni perché io ho il cuore al paese, voglio bene e continuerò ad essere il sindaco del popolo. Un'altra domanda, abbiamo già dei dati su quanti sono i progetti presentati dai comuni sul piano strategico? Attualmente sono pervenuti circa 45 comuni che hanno presentato i propri progetti. La settimana scorsa, di concerto con il direttore generale, abbiamo inviato una nota agli altri comuni perché vogliamo entro la fine di giugno avere tutti i progetti pronti, perché vogliamo partire con le convenzioni e dare queste risposte ai territori. Quindi possiamo tranquillizzare i cittadini, entro l'anno i progetti partiranno? Entro l'anno saranno assegnate le risorse e vogliamo che al più presto partano i progetti perché i comuni, i sindaci hanno bisogno di queste risorse importanti.